Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati sul canale qui Fastrox Attack. Oggi ragazzi torniamo con un nuovissimo video, un video analisi che mi avete chiesto molto sia qui su YouTube che su Instagram. Avevo già fatto un video sui 125 quattrotempi 2021 presentati a fine 2020 e introdotti sul mercato a inizio in questi mesi 2021. Nelle ultime settimane ne sono usciti alcuni di nuovi e quindi mi sono detto perché non fare un video esplicativo magari dei nuovi modelli. Uno di questi appunto è quello che andremo a vedere oggi. ETA infatti ha aggiornato il suo beta RR125LC Motard Enduro, ma noi in questo video andremo esclusivamente a vedere quello Motard, in quanto come sapete tratto quasi esclusivamente moto su strada. Prima di iniziare ragazzi vi vorrei ricordare di iscrivervi al canale, perché molti di voi guardano i video ma non sono iscritti. Ma perché? Dai su ragazzi, il tastino qui sotto è semplicissimo e mi raccomando lasciatemi un mi piace alla fine del video se vi è piaciuto, o se non vi è piaciuto fatemi sapere che cosa ne pensate tra i commenti. Detto questo direi di iniziare con due nozioni proprio basiche e poi spostarci nell'area computer per andare a vedere un attimo nel dettaglio appunto questa moto. Beta sostanzialmente in questo 2021 ha introdotto sulle sue moto il nuovo motore Yamaha Minarelli ad iniezione con fasature variabile delle valvole, il VVA. Questa novità è stata introdotta anche da Fantic, ad esempio sul suo nuovo XMF 125 che vi ho portato sul canale tramite un video analisi. Quindi Beta adesso non ha più un motore a carburatore della Kane da 30, passa ad avere un motore ad iniezione con raffreddamento a liquido. Detto questo, andiamo nel dettaglio a vedere questa moto. Bene ragazzi, ci siamo spostati in sede di elaborazione dati, chiamiamola così, perché voglio proprio andare a vedere quali sono le differenze tra il Beta RRLC pre-2021 con il nuovo beta 2021. Quali sono i cambiamenti? Quali sono le modifiche che sono state apportate? E se è cambiato qualcosa anche in termini appunto di prestazioni? Nella parte sinistra trovate sostanzialmente il sito di beta e invece nella parte destra trovate la scheda tecnica del beta pre-2021. Come vedete sul sito di beta, che potete consultare tranquillamente, è presente la sezione dove vi fa sostanzialmente una piccola panoramica. Più andando poi in basso trovate appunto i dati tecnici che adesso noi andremo a comparare nello specifico con quelli del vecchio Motard, che la scheda tecnica ragazzi non è stata aggiornata, cioè se voi ci cliccate non vi dà quella del nuovo beta ma vi dà ancora quella del vecchio, quindi non guardatela qui sostanzialmente, o la cercate su altri siti o guardate a grandi linee qui, che alla fine vi dice quasi tutto insomma. Ma a primo impatto, che cosa cambia tra i due beta? Vi ho preso due beta, uno 2021 sulla sinistra e uno pre-2021. A primo impatto, come vedete, sono state cambiate sostanzialmente le geometrie del telaio. Questa è sicuramente una delle cose che si vede subito, si nota subito. Seconda cosa appunto è la parte delle plastiche, che è molto più spigolosa nel modello 2021, soprattutto è cambiato anche la parte del fanale e del parafango, la parte del codino posteriore con il portatarga, che come vedete precedentemente era non molto legale. Io questa cosa l'ho fatta notare diverse volte quando ho provato anche il beta, sembra che era 2019-2020, che il portatarga non era legale, non usciva legale per l'uso in strada. Infatti molte volte alcuni ragazzi erano stati fermati con non pochi problemi con le forze dell'ordine. Adesso in beta finalmente ha introdotto un portatarga omologato. La stessa cosa lo scarico con la parte del collettore, ora si presenta con un paracalore sicuramente migliore di quello precedente, in quanto anche il collettore e lo stesso scarico tendevano veramente ad arrugginirsi. Di quelli che ho visto quasi nessuno si è salvato, lo stesso anche la bulloneria dello stesso blocco motore tendeva veramente ad arrugginirsi ed era una cosa veramente brutta da vedere. La forcella rimane una forcella stile rovesciata da 41 mm della RSV, che è un marchio spagnolo, e lo stesso anche i cerchioni a razzi da 17 pollici, lo stesso anche i pneumatici sono rimasti identici Michelin Pilot Street. La novità però assoluta che è stata introdotta è il motore, nuovo motore Yamaha Minarelli con fasature variabili delle valvole VVA ad iniezione elettronica con raffreddamento a liquido, 15 cavalli 11 kW di potenza, mentre prima era un blocco motore sempre Yamaha Minarelli però con carburatore da 30 della Kane. Quindi finalmente è stato un passo avanti e soprattutto poi è stata introdotta anche la frizione antisaltellamento uguale, identica come tutti i nuovi motori e tutte le nuove moto di Yamaha, e lo stesso anche poi di Fantic. Dopo aver visto nel dettaglio quali sono a grandi linee i cambiamenti di questa nuova moto di beta, andiamo però adesso nello specifico a vedere quali sono le differenze tra le due schede tecniche delle rispettive moto. A sinistra ricordo 2021, a destra pre-2021. Come vedete il telaio è rimasto a doppia culla in acciaio chiusa, lo stesso anche
nel precedente modello. L'interasse però, come vedete, è cambiato, perde 14 mm circa. La lunghezza massima lo stesso diminuisce. La larghezza massima invece aumenta di 10 mm. L'altezza massima da terra rimane uguale, identica. La seduta invece della sella si alza di circa 4 mm, quindi è leggermente più alta. Infatti questa moto io l'ho sempre consigliata anche come fantico, comunque in generale, generalmente i motard sono abbastanza alti, l'ho sempre consigliata a un pubblico di altezza superiore a 1,75 m, 1,70 m. È anche vero che diverse case produttrici adottano dei kit di abbassamento sella che possono essere acquistati nel momento dell'acquisto della nuova moto o in un secondo momento. Non ricordo bene il prezzo, poi se qualcuno di voi l'ha fatto fatemelo sapere tra i commenti. Lo stesso, l'altezza delle pedane poggiapiedi è passata da 364 a 360 mm. Il peso a secco adesso è di 98 kg, ripartito 47,6 54, ripartito qua invece 52,5 55,8, ma era di 108 kg, quindi significa che la moto attualmente ha perso a secco 10 kg, che è tantissimo. Questo è veramente strano, significa che tanti componenti di questa moto erano veramente pesanti nel precedente modello. La capacità serbatoio passa da 7,3 a 7,5, ma non mi fiderei tanto, bisognerebbe andare a vedere nel dettaglio, perché molte volte qui ho visto anche ad esempio su Aprilia vengono scritti dei dati non totalmente veritieri. Però la sospensione anteriore rimane lo stesso da 41 mm, come ho detto prima, RSV marchio spagnolo. Sospensione posteriore lo stesso, con aggiustamento del precarico. L'escursione della ruota anteriore sostanzialmente passa da 240 a 265 mm, e quella posteriore da 250 a 270. Freno anteriore, ricordo sempre che questa moto ha il CBS, quindi la frenata combinata con attivazione del freno posteriore. Voi andate ad attivare anche un pistoncino del freno anteriore. Freno posteriore a disco sempre da 220 mm, che è rimasto invariato. Poi troviamo i pneumatici, che anch'essi rimangono invariati, sempre Michelin Pilot Street, da 110, 80, 17 a 130, 70, 17 al posteriore. Il motore è appunto monocilindrico, 4 tempi, 15 cavalli, 11 kW, raffreddato a liquido, ad iniezione in questo caso, precedentemente era carburatore, con un alesaggio sempre che rimane identico, una corsa che aumenta leggermente di 1 mm, la cilindrata totale è rimasta uguale, il rapporto di compressione lo stesso. La cosa che poi ho notato che cambia è la dimensione della candela, che in questo caso è un NGK CR8E, quella del nuovo Beta, non ricordo il nome, però comunque la sigla è cambiata, sempre rapporto a 6 marce. Ricordo poi che questo motore passa ad essere normativa Euro 5, precedentemente era di Euro 4. Sono stati poi cambiati i gruppi ottici, che ora sono full LED, lo stesso il fanalino che riprende quelli della versione RR, lo stesso cambia ora anche il display, con poi l'utilizzo della singola chiave, che come lo era prima, per l'accensione, tappo serbatoio e sottosella, che è veramente minuscolo. Ricordo poi adesso che Beta ha l'accensione con la chiave laterale. I componenti elettronici, come avevo fatto notare anche poi nei vecchi video analisi, nei test ride che avevo fatto su Beta e Fantic, erano sempre molto esposti, vi ricordate? Adesso finalmente sono stati alloggiati in una parte dietro al radiatore, quindi più protetti. Lo stesso poi, come ho detto prima, lo scarico è stato totalmente rivisitato, molto più racing rispetto a prima, e speriamo Beta non si arrugginisca, non tenda ad arrugginirsi insieme al comparto del collettore. Le pedane ora sono microfuse, e finalmente ora un nuovo sistema di cavalletto per questa moto. Grazie Beta, grazie veramente, perché era un po' scadente, devo dire. Il prezzo di lancio di fabbrica, quindi franco concessionario, di 4.390 euro per questa moto. Quindi riassunto, un Beta che è cambiato totalmente, che appunto vede frenzione antisaltellamento, VVA, introduzione col nuovo motore Euro 5 ad iniezione elettronica, quindi ciao ciao carburatore, nuovo stile, nuove grafiche, nuovo design, lo stesso scarico, collettore, fanalino di coda, porta targa, impianto full LED, gruppi ottici full LED. Ricordo, i miei sono solamente pareri soggettivi, cioè a primo impatto. Le mie considerazioni possono anche cambiare, mi sembra un po' Alessandro Borghese, il mio voto potrebbe cambiare poi successivamente quando si riuscirà
appunto a testarla, a portarvela qui sul canale. Direi che per oggi è tutto ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto, se avete dubbi fatemelo sapere qui sotto tra i commenti e soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate di questo nuovo beta, me l'avete chiesto molto, è arrivato, magari ci potrebbe stare anche un bel confronto proprio a faccia con il nuovo Fantic XMF 125 2021, motore anche quello che è stato totalmente rivisitato e che è passato da essere carburatore ad iniezione. Direi che è tutto, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram per tutti gli aggiornamenti e lasciate un mi piace al video se vi è piaciuto. Noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!